L'abbiamo appena preso dalla gara con gli scooter, che non abbiamo capito in che posizione sei finita. Sei finito, scusa. Sono finito alla fine quinto, perché ho detto, dai, tutti qui, era la gara che tagliava di più lungo le curve, compreso me. Ho detto, dai, però l'ultima curva non me la sento di tagliare, facciamo quello corretto, hanno tagliato tutti gli altri e alla fine è andata così. Allora Lorenzo, dai, penso che anche per te, che tu sei un vero romagnolo in un momento molto particolare per la tua terra, questo evento abbia un significato profondo e particolare. Sì, è un significato molto profondo, ringrazio Aprilia per questo format comunque che ha fatto, ha deciso di donare l'intero devoluto comunque all'Emilia Romagna e agli Uvionati, e con questo la ringrazio e mi fa piacere vedere comunque così tanta gente e così tanta solidarietà, davvero mi riempie il cuore di gioia. Ascolta Lorenzo, io mi ricordo qualche anno fa che tu mi dicevi, a me piace correre, però adesso sei in un ruolo un pochettino diverso, dove bisogna essere sicuramente veloci, però magari bisogna lavorare più sulle sensazioni della moto e tutto. Ti chiedo, dopo tutti questi anni che ormai stai svolgendo il ruolo di collaudatore, non è tantissimo ovviamente, hai un po' switchato, cambiato un pochettino, diciamo, onda e tutto, oppure dentro c'è sempre quel fuoco che arde? No, il fuoco è acceso sempre, è vivo. Io vorrei correre, mi piacerebbe avere almeno comunque un anno di possibilità di percorrere in MotoGP. Sono felice comunque di quello che sto facendo col test team, che stiamo facendo tutti noi ragazzi di Aprilia, perché comunque la moto, da quando comunque rivesto anche questo ruolo qui, è cresciuta tanto, certo. E sono felice quindi del lavoro che comunque sto facendo, e chiaramente MotoGP non basta mai, bisogna crescere sempre di più, però chiaramente il mio fuoco dentro è quello da pilota, infatti risvegliare questi, diciamo, questa mia indole alla gara anche nei weekend di Le Mans, perché comunque il venerdì abbiamo dovuto fare delle prove sempre per Aprilia, poi sabato e domenica invece sono stato lasciato più libero, e vedere che la domenica ti avvicini molto ai piloti veloci è bello e mi piacerebbe farlo più spesso. Ascolta, ti chiedo questo: quanto è cambiata l'Aprilia dalla prima volta che l'hai presa in mano a Sepang in Malesia? Io la prima periodo che ho preso in mano nel 2019, tantissimo. Cambiata tanto sia a livello aerodinamico che di impostazione di guida, geometria, cioè proprio c'è stata una trasformazione, e il bello è che comunque stiamo continuando a lavorare in maniera sempre molto, diciamo, a gonfie vele, stiamo continuando a lavorare, perché comunque abbiamo tante cose nuove da introdurre. Sono reduce da 3 giorni di test a Valencia, dove abbiamo provato, è stato comunque un test interessante, anche se il meteo non ci ha aiutato tantissimo, però si è riusciti a capire delle cose molto importanti, e quindi sono soddisfatto. E poi, come dicevo, in MotoGP non basta mai, dobbiamo fare sempre un po' di più, però comunque siamo cresciuti tanto. Però ascolta, c'è qualche sorpresina per il Mugello? Perché mi sembra che l'hai detta con grande convinzione questo test di Valencia, al di là del metro. Adesso si va al Mugello, una pista che magari c'è una Ducati dove molto probabilmente sarà là davanti, parte come favorita, però secondo te lì l'Aprilia qualche carta sorpresa da giocarsela ce l'ha? Secondo me sì, secondo me possiamo far bene al Mugello. Chiaramente noi non abbiamo, come magari altri hanno fatto test, noi non abbiamo fatto prove lì, però io sono convinto che possiamo andare molto forte al Mugello. Grazie mille Lorenzo, grazie ancora, dai, poi ci vediamo tutti al Mugello. Va bene, vi aspetto al Mugello, ciao ragazzi. Tutti.